Zelcor presenta Una strana storia, voce narrante di Rosanna Lia. Gli argomenti trattati potrebbero urtare la vostra sensibilità. Ne sconsigliamo l'ascolto a minorenni e persone impressionabili. La forza psichica dell'odio è maggiore di quanto crediamo. Psicopatologia della vita quotidiana. Sigmund Freud. Quando guardi la TV, tutto appare irreale. Situazioni, sentimenti, persone. Lo schermo disumanizza e allontana ogni cosa. Quello che viene mostrato oltre il vetro sembra proiettarsi da un altrove astratto dove realtà e finzione si mescolano in un tutt'uno e non riesci più a separarle, come nel caso di certi gemelli siamesi. E lo stesso vale per i computer o gli smartphone. Spesso ci scordiamo che quello che vediamo talvolta è verità. E ci scordiamo pure che la verità può capitare a chiunque. Un tempo mi piacevano quei programmi sulle case infestate. Sono sicura che anche voi ne avrete visto almeno un episodio, che poi è quanto basta, perché fondamentalmente sono tutti uguali. Non ero una vera appassionata del genere, però se non davano niente di meglio e se avevo voglia di impegnare gli occhi mentre cucinavo, abbandonandomi al profano piacere di qualche blando brivido preconfezionato, non era raro che scegliessi di seguire le vicende dell'ennesima numerosa famiglia che una volta trasferitasi scopre con orrore che la casa era già occupata e non da un vivo. Ora non li seguo più. Alla fine di questo resoconto capirete perché. Ricordo che di quando in quando mi capitava di guardarne una puntata con mio marito Ted, al quale il paranormale piaceva molto più che alla sottoscritta, ma pure lui alla lunga finiva con l'essere stufo di un copione tanto ripetitivo. La sua principale accusa al format era che nessuno sano di mente sarebbe rimasto in una casa dove alle 3 del mattino le porte si spalancano da sole, i giocattoli camminano per i corridoi e ombre sfuggenti ti spiano dalle ante socchiuse di un armadio. Secondo lui non era affatto plausibile che una famiglia decidesse di restare sopportando bullismo ultraterreno per mesi, addirittura anni, fino a raggiungere l'esaurimento nervoso. Dal momento che anche noi stavamo per traslocare, lasciando il nostro angusto appartamento di West End Avenue per una spaziosa casa di campagna a Bedford, gli feci notare che non è certamente facile abbandonare il proprio tetto. Perché non pensava a quanta fatica, lavoro e denaro avevamo impiegato noi altri? Senza contare l'imbarazzo per la situazione. Come si fa a dire in giro di essere scappati di casa per non subire le molestie del precedente inquilino che di fatto era morto da anni? Non sono certo aneddoti che qualcuno ama tirare fuori durante i party di Natale. Per quanto mi riguardava, erano tutte bubole. Dopo un po' perdevano il mordente, perché tanto sapevi che, raggiunto il limite della sopportazione, la famiglia di turno avrebbe contattato il prete di quartiere o la medium, oppure uno sciamano nativo americano che avrebbero risolto il problema con un esorcismo, una preghiera o una cantilena, spargendo un po' d'acqua santa sui tappeti o bruciando un mazzetto di salvia bianca californiana. In un battibaleno tornavano serenità e allegria, e dello spettro non restava che qualche brutto ricordo da confidare agli amici o da rivelare a qualche giornalista che l'avrebbe trasformato in un caso sensazionale, pieno di orpelli mai avvenuti. Come dicevo all'inizio, tutto sembra facile e sbrigativo finché stai dall'altra parte dello schermo. Nel momento in cui vivi sulla tua pelle un avvenimento visto solo alla TV, qualcosa sul quale ridevi alzando gli occhi al soffitto prima di cambiare canale, la tua stessa esistenza diventa parte di quell'irrealtà che prima era confinata nel palinsesto. I punti di riferimento svaniscono e senti di avere smarrito il contatto con il mondo che ti era familiare, quasi che le persone diventino attori. È la tua casa un set cinematografico, e tu sei l'unico a capirlo,
mentre ogni altro continua la recita inconsapevole. È proprio allora che le risate si spengono e si accende la paura. Mi chiamo Tracy Benson e voglio raccontarvi una strana storia. Non è per niente facile parlarvi di quanto accadde nella nostra casa al 135 di Mianus River Road a Bedford. Credo che la prenderò alla lontana, iniziando da quando ancora non ero la signora Benson, moglie del brillante avvocato Theodore Benson dello studio legale Robbins & Hart. A quel tempo Ted era giovane, fresco di studi e, benché promettente, non aveva ancora raggiunto il successo e lo stipendio che ci avrebbero permesso di abbandonare il caotico grigiore di Manhattan per la verde pace campagnola. Ci incontrammo la prima volta nelle settimane antecedenti il giorno del ringraziamento. Era una giornata molto fredda, ma luminosissima, l'ideale per una passeggiata sotto gli alberi in livrea autunnale del Central Park. Ero uscita di casa con il treppiedi, un blocco per gli schizzi e l'occorrente per disegnare e dipingere. Rincorrevo il sogno di diventare un'acclamata pittrice con le mie tele esposte alla Marian Goodman o all'Acquavella, ammirate e giudicate da famosi critici. Per il momento mi limitavo a catturare su carta da disegno le graziose quanto sfuggenti acrobazie dei cardinali rossi che si radunavano attorno alle mangiatoie per uccelli appese ai rami. Avvertendo una presenza al mio fianco, mi voltai, notando un giovanotto alto e magro che studiava la mia opera con interesse educato. Compresi subito che si trattava di uno dei molti giovani avvocati che tentano di farsi un nome sgomitando in qualche studio legale. Completo elegante ma anonimo, 24 ore lucidissima strette in una mano e bagel integrale cosparso di semi di papavero nell'altra. Portava i capelli castani pettinati in modo ordinato e un piccolo cerotto gli copriva un taglio sul mento che probabilmente si era causato radendosi. Quel particolare, per qualche ragione, mi intenerì. Non era la prima persona che si fermava a osservarmi dipingere, ma fu l'unico che, dopo essersi complimentato per il mio lavoro, mi chiese se fossi disposta a venderglielo una volta ultimato. Aggiunse che l'avrebbe volentieri appeso nel suo studio, in modo che stemperasse un poco l'atmosfera seriosa data da tutti quei libri di giurisprudenza. Mi lasciò il suo biglietto da visita, raccomandandosi di chiamarlo quando avessi finito, e dopo un ultimo complimento se ne andò, lasciandomi dentro un misto di soddisfazione e sospetto. Forse era solo un modo per abbordarmi, ma se lo era, beh, dovevo ammettere che aveva premuto i tasti giusti. Solo dopo sposati mi confessò che in effetti aveva pensato a me come a una possibile partner soltanto in seguito a quell'incontro. Ted era abbastanza chiuso di natura ed era una parte della propria personalità che stava cercando di cambiare, poiché reputava la timidezza d'intralcio nella sua futura carriera. Per tale ragione si sforzava di attaccare bottone con perfetti estranei per mitigare il suo essere introverso. Non aveva in mente alcuna mira particolare quando mi si avvicinò per gettare qualche commento positivo sul mio lavoro. Comunque, 3 mesi dopo eravamo fidanzati e un anno più tardi, mentre cenavamo al Bamontes, mi regalò una rosa bianca con un anello legato al gambo. Da quel momento trascorsero altri 6 anni, durante i quali vivemmo nel piccolo appartamento menzionato prima. Io trovai lavoro come segretaria in uno studio dentistico e riuscii a esporre qualche mia opera in alcune gallerie minori, persino a venderne qualcuna a un buon prezzo. Ted invece lavorò e studiò come un matto. La sua tenacia venne premiata quando accanto ai nomi Robbins e Hart comparve anche Benson. Fino a quel momento l'argomento figli era stato più volte affrontato, ma mai approfondito con la dovuta serietà. Entrambi ne volevamo, ma eravamo d'accordo sul metterne al mondo uno solo quando avremmo raggiunto una solida serenità economica. Ora tale benedizione pareva essere giunta,
ma l'appartamento che per una coppia era ok sarebbe stato invivibile con l'arrivo di un bebè. Bedford ci sembrava il compromesso ideale. Distava appena un'ora d'auto dagli uffici di Manhattan ed era immersa nel verde, un luogo ideale dove crescere un bambino. In quella zona, poi, le case erano una più bella dell'altra. Consultando il sito dell'agenzia immobiliare, mi innamorai di una stupenda villetta dai tetti verdi e con una spaziosa veranda dove già immaginavo di accogliere gli ospiti per le cene estive. Il giorno dell'open house sembrava che la natura stessa avesse provveduto affinché scegliessimo quella casa. L'aria di aprile era dolce come il miele e la dimora era circondata da alberelli di lillà in piena fioritura che, uniti all'architettura raffinata, la faceva assomigliare alla casetta di qualche personaggio delle fiabe. La vegetazione circostante ci avrebbe garantito la dovuta privacy, ma non saremmo stati isolati. Altre villette simili si intravedevano lungo il viale alberato che serpeggiava fra aiuole e siepi. L'interno era spazioso, già arredato in modo semplice e squisito, segno che l'ex proprietario era una persona di buon gusto. Il sole che scivolava dalle finestre si posava su un bellissimo parquet e giocava con gli intagli del parafuoco del caminetto. Non c'erano pecche o difetti. Le stanze erano numerose. Lo spazio abbondante, il prezzo assolutamente adatto al nuovo stipendio di Ted. Tutto dava l'idea di essere studiato su misura per noi e per la nuova vita che avevamo l'intenzione di condurre a Bedford. Ricordo che la notte antecedente al trasloco, Ted e io ci imbattemmo in un episodio di quei programmi sulle case stregate. Trangugiando popcorn, scherzammo su quale terribile presenza custodisse la nostra. Mio marito predisse che saremmo stati molestati dallo spettro di un italiano tornato dall'oltretomba per vendicarsi delle mie terribili pizze piene di ingredienti sicuramente non contemplati nella tradizione, mentre io immaginai che a perseguitarci sarebbe stato un tifoso sfegatato dei Giants, furioso per il fatto che Ted parteggiasse per i Jets. Andammo avanti così tutta la sera, inventando nuove sciagure e lanciandoci manciate di popcorn come ragazzini. Ci sarebbe stato ben poco da ridere in seguito. Il trasloco fu rapido e nessuno degli inconvenienti che avevamo messo in conto si verificò. Tutto parve scivolare sul velluto. La casa era già ammobiliata e fu solo questione di sistemare i nostri averi, cosa che ci impegnò non più di un giorno e mezzo. Avevo lasciato il mio impiego allo studio dentistico poiché era mia intenzione dedicarmi alla pittura a tempo pieno, dal momento che i miei quadri piacevano e le vendite online stavano progressivamente salendo. Era un periodo felice, forse il più felice della mia vita fino a quel momento. Ero sposata a un uomo meraviglioso. Vivevo nella casa che avevo sempre sognato. Il vicinato era composto da gente cordiale e avevo smesso di prendere la pillola nella speranza di rimanere incinta al più presto. Una persona più incline al pessimismo forse avrebbe individuato in tanta fortuna le avvisaglie di un'imminente catastrofe, come quando il mare inizia a calare se è in arrivo lo tsunami. Per quanto mi riguarda, le acque presero a ritirarsi circa una settimana dopo il trasloco, quando ormai mi sentivo così ben trapiantata nella nuova dimora che mi sembrava di aver vissuto lì da tutta la vita. Ted lavorava molto in quel periodo. La promozione, oltre che a un ragguardevole salario, aveva portato con sé pure un sovraccarico di responsabilità. Di solito riusciva a rincasare per le 7, ma non era raro che tornasse anche molto più tardi. La cosa mi turbò un pochino. Non ero abituata ad andare a letto senza averlo accanto, per di più in un ambiente diverso, nelle cui stanze non risuonava il perpetuo brusio newyorkese, bensì il silenzio frusciante della campagna. Non feci parola a Ted del mio lieve disagio. Aveva fatto di tutto per accontentare i miei capricci e non volevo caricarlo di ulteriori fardelli.
Dovevo solo acclimatarmi. Nient'altro. Una sera apparve farsi notte prima del solito. Il cielo si ricoprì di nuvole di un torvo grigio violaceo che ben presto riversarono un'impensabile quantità di pioggia. La luce andò via e dentro casa era così buio che dovetti accendere alcune candele, posizionandole sulla mensola del camino ai lati del voluminoso specchio dalla cornice di bronzo. Di colpo le mie narici furono raggiunte da una zaffata così intensa e improvvisa che mi si accartocciò la faccia. Non era il tipico odore che ci si aspetterebbe di annusare in casa propria. Sulle prime faticai a capire di cosa si trattasse, ma la mia confusione durò pochi istanti. Era quel puzzo unto e sgradevole che si diffonde nell'aria quando lasci una bistecca sul fuoco più del dovuto. Solo che io non stavo cucinando niente in quel momento. Perplessa, accostai il naso a una delle candele. Sapeva di cera, come era normale che fosse. L'odore si fece più intenso. Mi prendeva alla gola, soffocante. Nella mia mente comparvero immagini di carne carbonizzata che lacrima grasso sfrigolante su una griglia arroventata, ma non c'era niente di appetitoso in quel pensiero. Un gusto amaro mi patinava la bocca e il mio naso pizzicava. Girai su me stessa, sempre più stupefatta e anche un po' impaurita. Il mio non era un timore irrazionale. Pensavo che qualcosa potesse avere preso fuoco. Eppure non scorgevo traccia di fumo nell'aria. Solo quel fetore che si faceva sempre più forte, sempre più stomachevole. E se ne aggiunse un altro. Stavolta il mio cuore ebbe uno scossone. Era fumo. Allora stava davvero bruciando qualcosa. Ma prima che il panico mi possedesse, ecco che riconobbi anche quel secondo odore. Mio padre era stato un gran tabagista e quello era l'inconfondibile traccia olfattiva di un sigaro. La paura mi si irradiò dal petto e stavolta era di una qualità diversa, innescata non più dal pragmatico timore di un principio di incendio, ma da qualcosa di più intangibile. Sotto la maglietta leggera percepii la pelle accapponarsi mentre i muscoli si irrigidivano in risposta al terrore. Ero proprio davanti al caminetto spento, di fronte allo specchio. Alzando gli occhi, individuai il mio viso angosciato riflesso sulla superficie. La tinta mogano dei miei boccoli sfumata dalla luce ambrata delle candele che vi si adagiava sopra. Alle mie spalle, seduto sulla poltrona, c'era un uomo. Qualcosa colpì i pannelli del bovindo mentre mi voltavo e liberai un urlo che riecheggiò nella casa semibuia. Un'altra scarica di terrore mi trafisse quando, lanciando un'occhiata alla finestra, scorsi una figura incappucciata che premeva la faccia sogghignante contro il vetro, fissandomi attraverso enormi occhi cerchiati di rosso. La mia mente in cortocircuito impiegò più del necessario a riconoscere Vera Picton, la mia vicina. Era avvolta in un impermeabile e agitava la grassoccia mano sinistra ornata da lunghe unghie rosse per salutarmi, mentre con la destra sollevava una busta che probabilmente conteneva biscotti o altri suoi manicaretti che mi portava quasi tutti i giorni. Per una volta fui contenta della sua invadenza. Mentre la paura lasciava posto al sollievo, confezionai il miglior sorriso che potei e glielo rivolsi, facendole cenno che sarei andata ad aprirle la porta. Mentre la signora Picton spariva dalla mia visuale, tornai a fissare la poltrona. Vuota, ovviamente. E mi resi conto che anche gli strani odori si erano diluiti fino a non essere più percepibili. Le mani mi tremavano ancora e sapevo che non avrei potuto liquidare quanto successo come un abbaglio. Per il momento, tuttavia, non potevo fare altro che comportarmi normalmente e andai ad aprire alla vicina.
Vera Picton trotterellò nell'ingresso insieme a una folata di vento, gocciolando acqua e imprecando contro il diluvio. Era sulla cinquantina, una donnetta a forma di pera, con enormi occhiali dalla montatura rossa e corti capelli platinati che le stavano malissimo. Come molte persone di mia conoscenza, aveva iniziato a lisciarci il pelo non appena saputo che Ted era avvocato. Per qualche ragione, questo spinge molti a essere fin troppo gentili nei nostri riguardi, forse pensando che fare i carini con un legale e la sua consorte possa sempre venire utile all'occorrenza. A ogni modo, decisi di cogliere la palla al balzo. Sapevo che quella sera Ted sarebbe tornato tardi e, dopo quello che mi era successo, preferivo restare in compagnia. Così proposi alla signora Picton di andare a cena fuori. A lei non parve vero, e un'ora dopo eravamo sedute ai tavoli di un ristorante a sfogliare menù plastificati. Di solito non dico mai di no a una bella bistecca, ma la sola idea di sentire l'odore della carne cotta quella sera mi stomacava. Preferii una sogliola al burro, e mentre aspettavo la mia ordinazione ne approfittai per sondare il terreno con discrezione, buttando lì qualche commento a proposito del vecchio proprietario della casa dove ci eravamo trasferiti. Vera era una di quelle persone che necessitano di un non nulla per attaccare a parlare, e in 10 minuti fui letteralmente sommersa di più informazioni di quante me ne servissero. Niente di utile, o per meglio dire, niente di strano o allarmante. Pareva che prima di noi la villetta al 135 di Mianus River Road fosse proprietà di un certo Nigel Hutkins, che vi aveva abitato per una 40 anni assieme al compagno Joseph. Alla morte di quest'ultimo, avvenuta 2 anni prima, Nigel aveva deciso che quella casa era troppo spaziosa per una persona sola, nonché satura di ricordi dolorosi. Quindi si era trasferito nel complesso per anziani Clearwater. Fingendomi più interessata di quanto non fossi, continuai a stimolarla con altre domande apparentemente buttate lì per caso. Joseph era forse morto in quella casa? Vera mi rispose che no, era deceduto all'ospedale, di cancro. Domandai anche se per caso il signor Hutkins fosse un fumatore, giustificando la mia curiosità dicendo che le tende mandavano un vago lezzo di quello che pareva fumo di sigaro. Rimpinzandosi di patate al forno, Vera scosse il capo, biascicando che non aveva mai visto Nigel Hutkins con una sigaretta fra le labbra. A fine serata non sapevo cosa pensare. Da una parte ero sollevata e dall'altra ancora più confusa. Sembrava che nessun fatto scabroso oscurasse la storia della villetta ed ero piuttosto sicura che altrimenti Vera Picton me l'avrebbe spiattellato senza pensarci 2 volte. Nel fare ritorno a casa fui molto felice di vedere l'auto di Ted parcheggiata davanti al vialetto. Quando entrai, corsi ad abbracciarlo e fui sul punto di riferirgli l'accaduto. Ma all'ultimo decisi di tacere. Sembrava così stanco e a ben pensarci adesso mi appariva tutto irreale, al punto che faticavo a credere che fosse successo. Passarono 2 giorni perfetti, senza turbamenti di sorta. Pensai che di qualunque cosa si fosse trattata era passata. O che ero stata vittima di un'allucinazione dovuta all'accumulo di stress dell'ultimo periodo. Ma una parte di me, radicata nel profondo, temeva il contrario. E aveva ragione. I miei occhi si aprirono nel buio. Al fianco percepivo il calore che si diffondeva dal corpo di Ted addormentato accanto a me. Il suo russare era lieve, ronzante, ipnotico. Sentivo il fruscio prodotto dal vento che scompigliava gli alberi fuori dalla finestra e immaginai che fosse stato quello a destarmi, anche se in realtà mi era già capitato sovente di svegliarmi nel cuore della notte. La mia bocca era impastata,
e una gran sete mi seccava la gola. Anche questo non era inusuale per me, tanto che tenevo sempre una brocca d'acqua e un bicchiere sul mio comodino. Insonnolita, rotolai di lato e allungai il braccio. Tastai la sveglia, lo stelo d'ottone della lampada e nient'altro. La brocca non c'era e neanche il bicchiere. Lì per lì rimasi così confusa che mi venne il dubbio di stare sognando. Dopodiché, pesantemente, i ricordi di qualche ora prima chiarirono il mistero. Ted e io eravamo stati a cena fuori per festeggiare un suo successo allo studio legale. Avevamo bevuto parecchio e una volta a casa avevamo fatto l'amore sotto la doccia per poi proseguire tra le lenzuola. In un frangente simile la mia ricorrente sete notturna era passata del tutto in secondo piano. Se le circostanze fossero state diverse, mi sarei semplicemente alzata per dirigermi in cucina. Quel che feci fu restare con gli occhi spalancati nelle tenebre, pervasa da una strana ansia. Non avevo ancora dimenticato l'episodio di 2 giorni prima. Non era più successo niente di misterioso, ma ancora mi sentivo turbata. La tensione somigliava a un ronzio di sottofondo a una musica altrimenti magnifica. Non avevo mai avuto paura del buio, neppure da piccola. Ma per la prima volta pensai seriamente di svegliare Ted e chiedergli di portarmi un bicchiere d'acqua. Non lo feci, naturalmente. È l'uomo migliore del mondo, ma svegliarlo in piena notte con una simile richiesta era la formula giusta per farmi mandare a quel paese. E avrebbe avuto ragione, senza contare che mi avrebbe presa per pazza. Per circa mezz'ora tentai di riaddormentarmi. Se fossi riuscita a prendere sonno avrei scordato la voglia di bere. Ma non c'è sensazione più subdola della sete. Ti affolla la testa con immagini di rubinetti aperti, di bicchieri che traboccano, di fonti che zampillano invitanti al sole promettendo freschezza e sollievo dall'arsura. Cedetti e scivolai fuori dal letto. Una parte di me, quella che ricordava la planimetria del nostro vecchio appartamento, faticava ancora a destreggiarsi nella villetta e il buio alimentava la sensazione di smarrimento. Oltre le finestre scorgevo le fronde piegarsi al vento, con le foglie che frullavano nelle folate. Con la vestaglia che mi svolazzava attorno alle caviglie e l'aria guardinga, mi sentivo una di quelle damigelle che si aggirano nei manieri infestati nei vecchi libri gotici. Le avevo sempre trovate patetiche e ora eccomi a rivestire i loro stessi panni. Attraversai il salotto e da lì raggiunsi la cucina accendendo il tubo al neon sopra il lavello. La sua luce asettica scintillò sul curvo rubinetto d'acciaio dandomi un minimo di consolazione. Colmai un lungo bicchiere dove di solito servivo il tè freddo in estate e me lo portai alle labbra bevendo avidamente e godendo della stupenda sensazione di essere un campo irrigato dopo mesi di siccità. Il neon sfarfallò con un mormorio elettrico e si spense. Trattenni il fiato mentre la paura rimontava dentro di me. Un rumore viaggiò dal salotto, un crepitio stridulo che riconobbi subito. Era il suono prodotto dalla poltrona di cuoio quando qualcuno ci si sedeva sopra. C'era un intruso in casa nostra. Tenendo ancora il bicchiere in mano, mi girai con le movenze di un automa, temendo di fare il minimo rumore. Possibile che non mi fossi resa conto della presenza di qualcuno mentre entravo in salotto. Mi diedi della stupida per non avere acceso subito la luce, ma ormai era troppo tardi per recriminare. Centinaia di scenari, uno più terrificante dell'altro, si accalcavano nella mia mente. 1000 orribili titoli di giornale che parlavano della morte mia e di Ted per mano di un folle sconosciuto. Nell'aria si diffuse odore di sigaro. Era acre, intenso, inequivocabile. Non potevo sbagliarmi.
I miei piedi tesi e ghiacciati mi fecero avanzare fino alla porta che dava sul soggiorno immerso nelle ombre. Indovinai la forma della poltrona davanti al caminetto. Se qualcuno era seduto lì, l'ampia spalliera a coda di pavone mi impediva di vederlo. Tuttavia, non mi serviva. Sapevo che c'era. Sentivo il sibilo di quando ispirava il suo sigaro e il sommesso schioccare delle labbra prima che espirasse il fumo. Colsi un movimento, non vicino alla poltrona, ma più in alto, riflesso nello specchio sopra il camino. Il bagliore repentino della brace che si accendeva. Il bicchiere mi scivolò di mano. Me ne accorsi solo quando si frantumò sul pavimento, inondandomi i piedi nudi di schizzi freddi e pezzi di vetro. Lo schianto mi fece urlare, come se ciò avesse rotto le cataratte del terrore. Cominciai a invocare il nome di mio marito. Dal corridoio venne un trapestio e Ted comparve sulla soglia del soggiorno, trafelato, nudo e con i capelli scompigliati. In una situazione diversa sarebbe stato comico, ma non avevo alcuna voglia di ridere in quel momento. Dalla gola mi uscirono frasi sconnesse con le quali lo avvertivo della presenza di un intruso seduto sulla poltrona. Alle mie spalle il neon tornò ad accendersi mentre Ted premeva l'interruttore, illuminando il salotto. Credo di non stupire nessuno nel rivelare che non c'era anima viva su quella poltrona e che del forte odore di sigaro non restava che una traccia tanto vaga che avrebbe potuto essere solo la mia immaginazione. Una delle accuse principali che rivolgevo ai protagonisti di quegli pseudo-documentari sulle case infestate era che si tenessero tutto dentro, cercando di razionalizzare anche di fronte all'evidenza. Nel momento in cui mi trovai con il loro stesso paio di scarpe ai piedi, mi resi conto che lo stavo facendo anch'io. Fu come se un blocco psicologico avesse creato una barriera che mi impediva di esprimermi e di dare credito a quanto avevo vissuto. In parte era un istinto puramente altruistico. Ted aveva versato cascate di sudore allo studio legale per poter realizzare il sogno di trasferirci a Bedford. Sebbene anche lui avesse approvato l'idea di una casa spaziosa nel verde, sono quasi certa che in realtà a lui sarebbe andato bene anche continuare a vivere in città, in un appartamento con qualche stanza in più. Nel corso della vita ho capito che il più grande divario che separa l'uomo dalla donna è la scelta del luogo in cui vivere. Agli uomini, come ai cani, basta una cuccia calda per sentirsi a posto, mentre noi donne, parimenti ai gatti, ci innamoriamo di ampi spazi, di modanature raffinate e verande sulle quali possiamo oziare. Non volevo rovinare tutto, non per un motivo del genere. Cosa avrebbe pensato Ted se gli avessi detto che quando lui era via per lavoro la mia ansia cresceva al punto da indurmi a trascorrere gran parte del mio tempo a gironzolare senza meta fuori casa oppure a trascorrere il pomeriggio da Vera Picton a farmi infarcire la testa di tutti i pettegolezzi del vicinato? D'altro canto puntavo i piedi e distoglievo lo sguardo dall'evidenza per ragioni egoistiche. Non volevo rinunciare a quella villetta. Era la casa dei miei desideri, il luogo dove sentivo che era cominciata una nuova vita per la quale anch'io avevo risparmiato e lavorato. Non avevo alcuna intenzione di farmela portare via da qualunque cosa l'abitasse prima del nostro arrivo. Giustificai la mia reazione isterica di quella notte dicendo a Ted che dovevo avere mal interpretato uno scricchiolio dal momento che dovevo ancora fare l'orecchio ai rumori d'assestamento di quella casa. Lui si trovò pienamente d'accordo, ma continuò a gettarmi occhiate oblique, chiedendomi se fossi tranquilla o se abbisognassi di qualcosa.
Dio, le sue premure erano dolci e snervanti allo stesso tempo. Volevo dirgli la verità. Morivo dalla voglia di farlo e invece soppressi quel desiderio. Mi arrampicai letteralmente sugli specchi pur di appellarmi a una spiegazione che non coinvolgesse il paranormale. Su internet trovai una convincente teoria secondo la quale anche un semplice trasloco per alcune persone può costituire uno shock, sebbene sulle prime si sentano euforiche per il cambiamento. In quel caso non era raro che si avessero episodi d'ansia, di paranoia, di depressione e, nei casi limite, vere allucinazioni. Sembrava capitare in percentuale maggiore alle donne, soprattutto se il marito era lontano per lavoro. Stando all'articolo, il cervello elaborava dei falsi segnali di pericolo in modo da fare sì che il compagno passasse più tempo in casa per difendere la moglie trascurata. Forse c'era un briciolo di verità in quelle parole. In effetti, quando mi trovavo in compagnia di Ted, non accadeva niente e l'atmosfera in casa si distendeva, come se la sua presenza avesse una talismanica qualità che scacciava le forze maligne che percepivo accerchiarmi durante la sua assenza. Quindi era solo questo. Il mio cervello era così infingardo da farmi annusare odori inesistenti e farmi addirittura vedere il lampeggiare della brace di un sigaro che non c'era. Arrivai al punto di recarmi in farmacia e comprare un test di gravidanza, benché non avessi mai sentito che tra i primi sintomi della gestazione vi fossero anche le visioni. A ogni modo, risultò negativo. Malgrado quanto spiegatomi da Vera Picton, decisi comunque di fare una piccola ricerca riguardo l'immobile che avevamo acquistato. Farlo costò una considerevole dose di coraggio. Se avessi scoperto qualche avvenimento terribile avvenuto molti anni prima tra quelle stesse mura? Trascorsi davanti allo schermo quasi 4 ore. E tutto quello che ricavai fu un feroce bruciore agli occhi e un pulsante mal di testa. Accompagnai fuori dall'armadio tutti gli scheletri che Bedford aveva collezionato in oltre 60 anni, ma nessuno di quei fatti spiacevoli era avvenuto in quella che adesso era la mia proprietà. C'era stato qualche omicidio, si vociferava dello spettro di una donna in bianco che appariva ad Halloween nel cimitero cittadino, e persino un presunto caso di autocombustione. Ma la villetta vantava una fedina penale talmente candida che se avessi svolto una seduta spiritica al suo interno, probabilmente dall'aldilà avrebbero risposto che il fantasma da me selezionato era inesistente. Ma qualcosa esisteva, invece. E mi aveva preso di mira. Presi la peggiore decisione possibile, che paradossalmente è quella che scelgono un po' tutti quando si trovano di fronte a un problema in apparenza tanto insormontabile da sembrare un dato di fatto. Ignorai la situazione. Fu una mossa stupida, per usare un eufemismo, proprio come coprirsi gli occhi con le mani mentre ti attacca un leone, pensando che se non vedi lui, lui non vede te e puntualmente finisci sbranato. Ma se ci riflettete, è quello che si fa sempre nel frangente in cui accettare di essere nei guai fa più paura del guaio stesso. Talvolta, di fronte a un malessere, preferiamo autoanalizzarci e dire a noi stessi che va tutto bene, che non è niente, piuttosto che parlarne con il medico e scoprire che quel vago dolore al fianco era in realtà un tumore al fegato. Decisa a distogliere la mente dal mio dramma, posizionai il cavalletto nell'angolo più assolato della veranda. Da giorni trascuravo una commissione da ultimare e volevo sbrigarmi a completare l'opera prima che la cliente mi contattasse per domandarmi il perché del mio ritardo. Ma non era solo per quello. Fin da quando ero ragazzina, dipingere mi ha sempre aiutato a ritrovare il mio equilibrio anche dopo traumi o forti delusioni.
Lo scorrere delle setole del pennello sulla tela, il mescolarsi delle pennellate che davano vita a nuove sfumature, il familiare odore della tempera mi rasserenavano più di quanto avrebbe fatto l'alchimia dello Xanax. Trascorsi un'ora così tranquilla e piacevole che riuscii nel difficile intento di scordare il panico dei giorni passati. Era una perfetta mattinata primaverile. Una brezza gentile giocherellava con le chiome degli alberi come dita fra i capelli di un amante. L'aria fresca era sapida del profumo dei lillà e nugoli ronzanti di colibrì gola rubino si avvicendavano all'abbeveratoio pieno di acqua zuccherata simili a minuscoli elicotteri ingioiellati. Tenevo a portata di mano una tazza della mia nuova droga. Rice pudding con latte e sciroppo d'acero che consumavo tra una pennellata di colore e l'altra. Ero felice e con il senno di poi penso che fosse nei piani del mio tormentatore che io mi sentissi così. Il terrore direttamente proporzionale all'ingannevole gioia di averlo scampato. Il dipinto, una giovane donna in abito rosso che emergeva da un fitto campo di girasoli, era praticamente ultimato quando udii due voci acute avvicinarsi, unite al crocchiare della ghiaia del vialetto. Mi voltai nell'attimo esatto in cui due ragazzine bionde con indosso la divisa delle Girl Scout emergevano dai cespugli. Andai il loro incontro, sorridendo. Ero così contenta che decisi di acquistare i loro biscotti. Con una professionalità che mi fece sorridere, mi dissero che li avevano anche senza glutine, nel caso fossi stata celiaca. Questo nostro scambio non sottrasse che 5 minuti al massimo al mio tempo, e mentre le due piccole esploratrici tornavano sulla strada per continuare il loro giro, io risalii gli scalini della veranda. Una stomachevole zaffata di sigaro e carne bruciata mi arrivò in faccia come un getto d'acqua fetida, ma fu più per l'orrore che mi mancò il respiro. Tossendo contro il palmo della mano, mi volsi verso il dipinto e lo shock mi fece cadere il sacchetto di biscotti, proprio come era accaduto al bicchiere quando mi ero alzata per bere qualche notte prima. La donna del quadro, al posto dei luminosi occhi castani che le avevo accuratamente pitturato, adesso recava grosse macchie nerastre. Faticavo a sentire le gambe mentre mi avvicinavo al cavalletto, il cuore che vibrava come una corda di chitarra, il respiro fuori fase. Erano bruciature, realizzai. Bruciature di sigaro. Il calore aveva sciolto la pittura facendola colare in sottili rivoletti giù per gli zigomi rosa, come lacrime catramose. Una folata di vento agitò i rami, facendo dondolare l'abbeveratoio che avevo appeso per i colibrì, disperdendo l'acre puzza che intasava la veranda. Non riuscivo a staccare gli occhi dal quadro rovinato. Le mani affondate nei capelli, la bocca inaridita e gli occhi pieni di lacrime di paura. Era una dichiarazione di guerra. Estrassi il cellulare e composi il numero dell'ufficio di Ted, decisa a dirgli tutto, anche a costo di indurlo a farmi ricoverare. Dall'altro capo della linea rispose Gretchen, la sua segretaria, che mi parve subito esitante e turbata quando, cercando di esprimermi senza fare notare l'ansia che mi inquinava, le chiesi di poter parlare con mio marito. Venne fuori che no, non potevo. No, non era in riunione, ma aveva avuto un piccolo incidente in ufficio e si trovava al pronto soccorso. Sentendo il sangue fluirmi via dal volto, mi sedetti su una delle panchine del nostro giardino. Intanto Gretchen tentava goffamente di rassicurarmi, dicendo che si era solo trattato di un mancamento e che il colpo alla testa non sembrava poi tanto grave. Ne sapevo abbastanza. Riagganciai e chiamai Ted dal cellulare. Anche lui provò a minimizzare. Svenendo, aveva colpito con la fronte lo spigolo della scrivania, gli erano già stati dati i punti e un analgesico per il mal di testa, niente di allarmante, dovevo stare tranquilla.
Superfluo aggiungere che non lo ero affatto, sebbene lui tentasse di mantenersi sul vago e di sviare il discorso, potevo ben capire quale fosse l'origine del suo malore. Lo studio legale stava affrontando uno dei casi più difficili ed estenuanti che gli fossero mai piovuti addosso, la cui risoluzione avrebbe potuto cambiarne radicalmente le sorti, nel bene come nel male. Era coinvolto un nome grosso del cinema, qualcuno del peso di James Cameron rimasto invischiato in una disgustosa faccenda di snuff movie. Erano giorni che Ted tornava a casa a orari improponibili, strapazzato come se fosse reduce da un pestaggio. Lui faceva parte dell'accusa, ma in quella situazione tutto era confuso, nebuloso, con un certo Asim ibn Marid che avrebbe costituito un importante elemento dell'inchiesta se non si fosse volatilizzato nel nulla, senza tracce cartacee o digitali, quasi non fosse mai esistito in questo mondo. Fu con voce stanca che Ted mi chiese come mai avessi voluto chiamarlo. Era forse successo qualcosa? Stavo bene? Esitai. Poi, con notevole sforzo, risposi che volevo solo sapere se per lui andava bene il cibo cinese per quella sera. Il mattino seguente, mentre affettavo un pompelmo rosa per la colazione, Ted mi avvisò che probabilmente sarebbe rincasato più tardi del solito. Il caso continuava a essere tremendamente ostico. La difesa era formata da veri squali e con denti davvero affilati. Feci del mio meglio per impedire al turbamento di risalirmi in viso. Bastava guardare il tampone che gli incerottava la porzione di fronte sopra l'arcata sopraccigliare sinistra per indurmi a non aggiungere i miei problemi a quelli che era costretto ad affrontare per lavoro. Fu tuttavia con un'innegabile apprensione che lo guardai salire in auto e lasciare il vialetto. Nell'esatto momento in cui perdevo di vista i fanalini di coda spariti dietro i cespugli, venni attanagliata da un senso di disagio, lo stesso sentore sgradevole di quando ti trovi circondato da gente ostile. Quella casa mi odiava, o meglio, qualcuno in quella casa ce l'aveva a morte con me, e più passava il tempo, più questa convinzione astratta prendeva corporeità, condensandosi in una certezza. Adesso capivo lo smarrimento e la confusione di tutte le vittime di esperienze sovrannaturali. Ero terrorizzata al pensiero di parlare delle mie paure perché temevo di essere considerata una pazza, o peggio ancora, una che si inventava storie assurde con l'unico scopo di attirare l'attenzione su se stessa. Senza riflettere, chiusi la porta e uscii. Solo quando fui a un centinaio di metri, quel senso di oppressione parve allentarsi. Raggiunsi la villetta di Vera Picton, dalle cui finestre aperte fuoriusciva un brano di Madonna a tutto volume, ragion per cui dovetti pigiare il campanello 4 volte prima che venisse ad aprirmi. L'avevo evidentemente colta nel bel mezzo delle pulizie, dato che aveva una scopa in mano e i capelli raccolti in un fazzoletto a pois. Sfoderai un sorriso tanto accattivante quanto falso, mentre le dicevo che Ted sarebbe rimasto fuori per lavoro tutto il giorno e non me la sentivo di starmene sola, e che quindi, se per lei andava bene, potevamo trascorrere la giornata insieme. In altre circostanze non avrei mai avuto la faccia tosta di auto-invitarmi in quella maniera, specie con una persona che conoscevo da pochissimo, ma stavo davvero raschiando il fondo del barile. Dal canto suo, come un po' mi aspettavo, Vera accolse tale programma come se le avessi suggerito di salire a bordo dello yacht di Leonardo DiCaprio tra ostriche, caviale e champagne. Forse sarebbe potuta essere una giornata divertente, se solo non fossi stata costantemente torturata dal pensiero di rincasare. Fu piuttosto difficile mantenere una facciata di normalità e spensieratezza, prestando attenzione alle chiacchiere di Vera mentre morivo di apprensione.
Le ore si consumarono come un foglio che brucia. Vera parlava a briglia sciolta, inondandomi di aneddoti dei quali non me ne sarebbe importato neanche in tempi migliori, ma sentivo sorgere quasi una punta di invidia. La sua vita era così banale e normale, priva di ombre e paure innaturali. Mi invitò anche a cena e accettai senza indugio, desiderosa solo di ritardare il più possibile il rientro. Dopo mangiato, mentre l'aiutavo a lavare i piatti, mi disse che non vedeva l'ora di farsi un bel bagno rilassante. Forse era la sua maniera per dirmi che avevo abusato della sua compagnia anche troppo. Non potevo accampare altre scuse. Dovevo andare. Mi diressi verso casa con l'entusiasmo di qualcuno che marcia verso una ghigliottina, tenendomi i gomiti come se avessi freddo. Era così, in un certo senso, ma il gelo che sentivo era interiore. Il cielo era ancora piuttosto luminoso, ma le ombre sotto gli alberi si inspessivano, facendo da avanguardia alla notte che sarebbe scesa di lì a un'ora. Percorsi il vialetto a testa bassa e, dopo pochi passi, non riuscii più a muovermi. La villetta era di fronte a me e pareva sfidarmi a entrare. La casa dai tetti verdi e la spaziosa veranda, l'abitazione che avevo a lungo ammirato dal catalogo, sospirando beatamente, immaginando di crescere lì il mio bambino. Gli avrei preparato biscotti allo zenzero per Natale, mentre Ted gli avrebbe insegnato ad andare in bicicletta proprio su quel vialetto dove adesso, tremando, stavo io. Il mio sogno era distrutto. Ormai non aveva più niente di bello per me. La vedevo come qualcosa di ostile, un'entità viva e dotata di un'intelligenza rudimentale e perversa che coscientemente aveva deciso di farmi del male, ispirata da ragioni a me oscure. Io stessa, sotto il glutinoso strato di soggezione, sentivo palpitare un ardente nucleo di risentimento. Se solo avessi potuto recarle danno, se solo mattoni e assi avessero potuto provare il dolore, avrei agito in tal senso per pura vendetta. Non mi sentivo per niente squilibrata a fare pensieri del genere. Solo una debole fibra di autocontrollo mi impediva proprio in quel momento di radunare una ventina di sassi e abbattere tutte le finestre. Decisi che non avrei dormito lì, non senza Ted, e forse neanche insieme a lui. Ero troppo spaventata, troppo furiosa. Il vento spazzò il cortile facendo fremere i lilà e svolazzare i miei capelli, ricordandomi che quel mattino, agendo di slancio, ero uscita senza portarmi dietro neanche il portafoglio. Indossavo solo un paio di shorts, una camicetta di sangallo senza maniche e i sandali. Se davvero volevo trascorrere la notte altrove, avevo bisogno delle carte di credito, del cellulare, di un necessaire. Avrei avvisato Ted una volta presa la stanza. Forse avrei inventato una scusa, ma arrivata a quel punto era molto meglio vuotare il sacco e affrontare le conseguenze. Ma prima dovevo entrare in quella casa. Le mie gambe si rifiutavano di procedere, quindi le obbligai. Mi pareva di rivestire nuovamente i panni della damigella da romanzo gotico mentre mi approssimavo a quella villa che di gotico non aveva niente, a parte l'inquilino. Il mio sguardo titubante continuava a scattare verso le finestre. Il riflesso mi impediva di vedere se dall'interno un diafano profilo spiasse la mia avanzata, ma ero quasi convinta che fosse così. Raggiunsi la breve rampa della veranda e la risalii come se i miei sandali fossero fatti di piombo. Il vento serale continuava ad agitare i rami, creando un'orchestra di sospiri e fruscii che non contribuivano a rassicurarmi. Ferma davanti alla soglia, annusai l'aria profondamente,
ma l'assenza di cattivo odore, anziché rassicurarmi, mi preoccupò. Si faceva strada in me l'idea di avvicinarmi a una trappola pronta a scattare. Sopra di me il cielo stava rapidamente perdendo la sfumatura dorata, con l'azzurro che già si intorbidiva in un indaco più scuro. A quell'ora le mogli normali avevano già finito di sparecchiare e sedevano accanto ai mariti davanti alla tele. Io invece tentennavo sulla porta di casa mia, i muscoli tesi dalla paura, pronta a darmela a gambe al minimo segno di pericolo, temendo che dall'altra parte mi attendesse uno spettro. Presi aria, ragionai mentalmente su quello che avrei dovuto fare evocando l'interno della villetta. Visualizzai la borsetta in camera mia e il cellulare attaccato al caricabatteria sul comodino. Erano l'obiettivo primario. Se mi fossi sentita tranquilla, almeno relativamente, mi sarei arrischiata a deviare verso il bagno per riempire il necessaire. La mano mi tremò quando infilai la chiave nella serratura. Scostai l'anta con circospezione, pronta a ritrarmi, lasciando che il mio sguardo andasse in avanscoperta nell'ingresso vuoto e in penombra. Incamerai aria nei polmoni, quasi mi aspettassi un'apnea. Contai fino a 3, poi corsi dentro. Fu come se l'aria si condensasse attorno a me e ricevetti subito il chiaro sentore di odio che, adesso lo sapevo, non era solo una mia errata impressione. Senza badarvi o cercando di non curarmene, scattai rapidamente verso la stanza da letto. Spalancai la porta con violenza tale che questa sbatté contro la parete e mi rimbalzò addosso. La bloccai alzando il gomito e irruppi nella stanza. Diedi al cellulare uno strattone, scollegandolo dal caricabatteria, e lo gettai nella cerniera aperta della borsa che raccolsi mentre già mi precipitavo dalla parte opposta. Vidi che la porta si stava richiudendo e balzai in corridoio sfregando dolorosamente l'anca contro l'intelaiatura. Strinsi i denti e corsi da basso trafelata, in preda a un panico folle. La sensazione che saturava l'aria si faceva più elettrica, più tangibile di attimo in attimo, dandomi l'impressione di un meccanismo che stava progressivamente accumulando energia prima di scoccare un attacco. Stavo attraversando il salotto quando l'odore mi investì e stavolta fu peggio che mai. Mi risaliva di violenza su per le narici prima di discendere giù, dilatandomi i polmoni con il suo afrore arido, carbonizzato e disgustoso. Sembrava il puzzo di una carcassa di maiale lasciata a bruciare e squagliarsi su un enorme falò. Soffocata incespicai. La vista che mi si sdoppiava per le lacrime, la gola irritata, sconquassata per un accesso di tosse. Mi formicolò tutto il corpo e compresi che l'odore sterinato non era l'unica cosa comparsa nel salotto. Non ero più sola. Ricevetti un tale colpo da volare addosso alla poltrona sulla quale mi accasciai stordita. Ruzzolai giù perdendo entrambi i sandali, la borsa che vomitava fuori dalla cerniera tutto il contenuto di penne, pacchetti di Kleenex, portafoglio e tubetti di burro cacao. Qualcosa mi afferrò per i capelli, tirandomi su con uno strattone così brutale che urlai più per la paura che me li strappasse che per il dolore lancinante. Singhiozzando agitai le braccia per difendermi, ma mulinarono nel vuoto, senza colpire nient'altro che aria, sebbene quest'ultima avesse una strana qualità che la rendeva elettrica, del tutto simile alla pungente sensazione di quando si accarezza un tessuto di poliestere. La stessa forza che mi aveva scaraventato mi sbatté sulla poltrona. Feci vagare ovunque lo sguardo, ma di qualunque cosa si trattasse, i miei occhi erano incapaci di vederla. Scattai subito cercando di guadagnare l'uscita, ma nel medesimo istante strillai per un dolore acuto che mi si era acceso all'interno della coscia.
Chinando il capo, notai tre tonde bruciature spiccare sulla pelle chiara poco sopra l'orlo degli shorts, come se qualcuno vi avesse schiacciato contro tre sigari accesi. Urlai di nuovo quando altre ferite simili mi comparvero sul braccio, liberando nell'aria odore di pelle bruciata. Stavolta era la mia. Mi agitai con foga ancora maggiore, nauseata dall'orrore. Neanche il tempo di rimettermi in piedi, che venivo di nuovo spinta sulla poltrona, inchiodata contro lo schienale scricchiolante di cuoio. Avvertii un sentore elettrico sul petto un istante prima che i lembi della mia camicetta venissero aperti. I bottoni saltarono via ticchettando ovunque. Nuove piaghe cocenti mi costellarono i seni e il dolore fu qualcosa di mozzafiato. Sembrava che mi avessero trafitto con lame roventi. Scalciai e mossi le braccia, ma stavo combattendo contro un nemico che non potevo vedere, che non potevo toccare. Una forza che, per quanto ne sapevo, arrivava dritta dall'inferno. Provai la sensazione di una mano che mi si chiudeva sulla gola, schiacciandomi la testa contro lo schienale, strozzando le mie urla. La presa non era serrata al punto da impedirmi di respirare, e questo era un bene solo a metà. Significava che ancora non era soddisfatto del male che mi aveva inflitto. Altri sigari fantasma mi si spensero sulle spalle, sulle clavicole, al lato del collo. Udivo lo sfrigolio sommesso della mia pelle che bruciava. Con un trillo di panico compresi dove sarebbero andati a posarsi alla fine, mi bastò rammentare il mio quadro. Non era stato un atto di vandalismo, ma una dichiarazione di intenti, una sadica promessa. Urlando sollevai le mani a coprirmi entrambi gli occhi. Agii appena in tempo, poiché meno di un secondo più tardi dovetti strillare una seconda volta mentre ferite circolari mi comparivano sulle nocche come stigmate. Ebbi l'impulso di abbassare le braccia, ma non lo feci. Sentivo che stavo per svenire, che non sarei riuscita a combattere oltre. Avrebbe potuto bruciarmi la bocca, le orecchie o in posti che non volevo neanche pensare. Ero alla sua mercé. Proprio in quell'istante in cui il terrore mandava in sovraccarico la mia mente e la coscienza sprofondava in un limbo grigio, mi parve di udire una voce lontana che chiamava il mio nome, poco prima di uno schianto cristallino, dopo il quale un urlo straziante e sovrannaturale si spegneva nelle tenebre. Se sono viva e ho potuto raccontarvi questa strana storia, credo di doverlo principalmente al fatto che Chet Bushnell si fosse tagliato la gola da orecchio a orecchio con uno dei preziosi crismalesi della sua collezione. Forse sarete un po' confusi da questa affermazione e mi rendo conto di non avere mai pronunciato il nome di Chet Bushnell durante il racconto, anche se sono certa di averne accennato. Era un pezzo grosso del cinema, regista, produttore e sceneggiatore di una ventina di film, molti dei quali di grande successo, nonché l'uomo responsabile del surplus lavorativo e del collasso di mio marito. Era Bushnell uno degli imputati di quel maxi processo e per molti il suo gesto estremo fu una prova schiacciante di colpevolezza. Questo e anche tutto quello che trovarono nella sua cassaforte e nelle varie cassette di sicurezza. Ma tutto ciò avrete modo di leggerlo sui giornali. Insomma, Chet Bushnell affogò nel proprio sangue quel pomeriggio e come la notizia raggiunse l'ufficio legale, Ted decise di tornare a Bedford molto prima del previsto, dal momento che tutta la mole di lavoro immaginata si era dissipata con la dipartita dell'accusato. Così non fosse stato, probabilmente al suo ritorno mi avrebbe trovato morta. Invece era entrato in tempo per salvarmi, proprio come l'eroe di una fiaba.
Io non ricordo niente. Avevo perso i sensi e il trauma fu tale che la mia memoria resta nitida solo fino a prima di entrare in casa. Dopodiché è solo un delirio di dolore, urla e immagini sconnesse come quelle registrate da una fotocamera trasportata da qualcuno che corre. Anche per Ted la scena era stata dura da digerire. Non appena sceso dall'auto udì le mie grida e corse subito dentro. In salotto mi vide agitarmi come una forsennata sulla poltrona e, pensando a una violenta crisi epilettica, mi chiamò per nome, scuotendomi. Non sapeva spiegarsi da dove arrivasse quella puzza terribile di bruciato che lo soffocava, ma mi rivelò di avere chiaramente visto le bruciature materializzarsi sul mio corpo inerme. L'acme del terrore, tuttavia, lo provò quando il suo sguardo aveva sfiorato il grande specchio dalla cornice bronzea posto sul caminetto. Su quella superficie non appariva solo il salotto, ma anche il mio aggressore. Ted è un avvocato, lo sapete. È decisamente un buon legale e anche se ancora giovane, di cose ne ha viste e sentite parecchie. Quindi la sua tenera carne da studente si era già inspessita un bel po' ai tempi di questi avvenimenti. Eppure, mentre mi raccontava, le mani gli tremavano in modo incontrollabile. Aveva lo sguardo smarrito e il suo volto era pallido al punto che si indovinavano le ramificazioni azzurrine delle vene sotto la pelle. Penso che tizi molto più duri e navigati di lui sarebbero stati ridotti nella medesima maniera, se riflesso in uno specchio avessero scorto la sagoma gigantesca di qualcosa che somigliava a un uomo, ma che in tutto e per tutto era un demone. Ted disse che una volta, quando era bambino, un acero del suo giardino era stato colpito da un fulmine e che la cosa dentro lo specchio, l'essere che mi schiacciava sulla poltrona e mi ustionava, era proprio come il tronco di quell'albero. Completamente nero, quasi fosse ricoperto da una spessa crosta carbonizzata percorsa da spaccature che nel loro ramificarsi liberavano una forte luce arancio vivo. Il bagliore di braci che ardevano al suo interno. Non so cosa spinse Ted ad agire come agì, e neanche lui lo sa. L'istinto prevalse sulla logica, persino sul terrore, e quasi senza accorgersene aveva sollevato una delle grosse snowball che addobbavano la mensola del caminetto, usandola per colpire lo specchio. Questo non si limitò a incrinarsi. Era letteralmente esploso, come se sotto la superficie avesse accumulato una sorta di energia immonda. Finì tutto in quel preciso istante. Il dolore, la forza che mi tratteneva, il senso di apprensione che percepivo nella casa. Tutto svanito. Le sensazioni che avevo provato non derivavano dalla villetta, ma dallo specchio. A questo punto una persona normale si sarebbe accontentata di essere viva e che l'incubo fosse terminato, ma non appena mi sentii ristabilita e ci volle diverso tempo, credetemi, decisi che volevo vederci chiaro. Non potevo lasciar correre senza sapere cosa avesse versato tanto disagio nella mia esistenza. Oltretutto c'era un elemento nell'intera faccenda che non quadrava con il contesto, come un'equazione che continua a dare un risultato diverso da quello sperato. Perché lo specchio aveva reagito così solo con me? La prima cosa che feci fu di recarmi alla casa di riposo Clearwater, dove parlai con Nigel Atkins davanti a due bicchieri di limonata fresca. Un grande spavento spesso si converte in rabbia, ragion per cui non persi tempo a inventarmi storielle dietro le quali nascondere i motivi di quella visita. Sfoggiai i marchi tondi che le bruciature avevano lasciato sulla mia pelle e raccontai ogni particolare senza imbarazzo. Il signor Atkins sgranò gli occhi di stupore e timori sinceri, ma per tutto il tempo la sua risposta fu la solita: «No». Né lui né il suo compagno Joseph avevano mai avuto brutte esperienze legate a quello specchio. Era un oggetto normalissimo, acquistato da un negozio d'antiquariato di tutto rispetto, il Merryman Antiques.
Mi feci dare l'indirizzo e mi recai lì il pomeriggio stesso, decisa più che mai a seguire quel filo fino al bandolo della matassa. Alla bottega trovai un po' di ostruzionismo. Un commesso, vestito come se fosse appena uscito da uno sceneggiato su Sherlock Holmes, parlandomi con un falsissimo accento britannico, spiegò che non era politica del Merryman rivelare da dove provenissero gli articoli. Senza fare una piega, mi tirai su una manica mostrandogli i segni circolari che avrei portato su di me per tutta la vita. Ero calmissima, quasi gelida, quando gli raccontai in che circostanze me li ero procurati, nonché il ruolo che aveva giocato lo specchio da loro venduto in tutto questo. Se non avesse voluto aiutarmi, beh, la mia avvincente storiella sarebbe finita ai giornali. Sarebbe stata mia premura che scrivessero correttamente il nome del Merryman Antiques. Chissà quanti clienti avrebbero conservato, non appena si fosse saputo che da loro c'era il serio rischio di comprare oggetti posseduti dal demonio. La gente era così superstiziosa a volte. Mi diede un nome e un indirizzo. E qui la faccenda prese una piega davvero inattesa, che mi lasciò a bocca spalancata. Senza saperlo, avevo già scovato la causa dei miei guai tempo prima, quando avevo cercato notizie riguardo la villetta. Lo specchio, e di certo tante altre cose, era stato venduto al Merryman da un certo Drew Spicer. Il nome mi suonava familiare, questo perché era figlio di Newton Spicer. Impossibile scordarsi di qualcuno quando leggi su internet che era presumibilmente morto per autocombustione. In verità, come scoprì nelle settimane seguenti, Spicer era già noto in tutta Bedford, ma forse farei meglio a dire che era famigerato. Vera Picton fu una grande miniera di informazioni sull'argomento. Newton Spicer era stato uno degli uomini più ricchi di Bedford, ma non si poteva certo dire che fosse un signore. Nelle foto di lui trovate in rete mi parve una versione di Boss Hogg nettamente più perversa e le parole di Vera non fecero che darmi conferma. Tabagista incallito e appassionato alcolista, era in viso a tutta la città per la sua prepotenza. Faceva scattare i propri avvocati come fossero accendini per ogni sciocchezza ed erano stati molti a patire per le sue angherie. Di sicuro, però, nessuno doveva averne sofferto quanto Lillian, sua moglie. Era questa una creatura minuta e remissiva, una di quelle donne che sembrano nate per fare da valvola di sfogo al tipo d'uomo che manifesta parossismi di collera e di sadismo. Lillian Spicer lavorava come bibliotecaria e indossava maniche lunghe anche in piena estate per nascondere i segni dei sigari che suo marito si divertiva a spegnerle addosso. A Bedford lo sapevano anche i sassi, ma nessuno era mai riuscito a farci niente. Lillian era la prima sostenitrice del marito, sempre pronta a difenderlo e a negare strenuamente che il consorte alzasse su di lei anche solo un dito. Dopo anni di soprusi fisici e abusi psicologici, aveva finito con l'imprigionarsi in una realtà tutta sua. Morì 4 anni prima di lui. Sui referti ufficiali la causa era una morte accidentale dovuta a una caduta dalle scale particolarmente rovinosa. Ma l'opinione pubblica era convinta che quel letale capitombolo era stato innescato proprio da Spicer, che però uscì da quelle accuse bianco come la neve. Ecco perché aveva puntato su di me. Sono una donna e lui un maledetto misogino, la cui cattiveria non si era spenta dopo il decesso, avvenuto in circostanze a tal punto singolari da meritare diversi articoli di giornale. Per molti mai morte fu più giusta per un tipo suo pari e non potevo che convenire. L'uomo che torturava sua moglie con i sigari era morto proprio a causa di questi ultimi. Secondo ciò che lessi, probabilmente Spicer si era fortemente ubriacato sulla sua poltrona preferita.
Caduto nel torpore mentre fumava uno joya de Nicaragua, il sigaro doveva essergli scivolato in grembo, accendendo la vestaglia e innescando il così chiamato effetto stoppino. I grassi del suo corpo obeso avevano agito da combustibile, consumandolo del tutto, eccezion fatta per i piedi e le mani, trovati sul pavimento, accanto alla poltrona dove il cadavere era stato ridotto in un mucchietto di ceneri dall'enorme calore. Nient'altro venne intaccato dalle fiamme, quasi che queste, agendo per mano di una tardiva giustizia divina, avessero deciso di colpire Spicer e lui soltanto. Tuttavia, uno strato oleoso si era depositato sui mobili della stanza, appiccicandosi all'armadietto dei liquori e naturalmente aderendo sulla superficie dello specchio con la cornice di bronzo. Lo stesso specchio di casa mia. Quando lo individuai nelle foto scattate sulla scena di quell'inquietante morte, quasi mi si fermò il cuore. Tutto aveva un senso adesso. Quante volte avevo sentito dire che bisognava coprire gli specchi o addirittura portarli via quando in una casa stava morendo qualcuno? Lo specchio di Spicer, da quanto desumevo dalle foto, era casualmente posizionato in modo tale da riflettere ogni attimo della sua dipartita. La mia è solo un'ipotesi basata sulla superstizione popolare, ma credo di averci visto giusto. Da allora sono trascorsi 3 anni. Sono rimasta incinta poco dopo quell'orribile fatto e abito ancora nella villetta dal tetto verde con mio figlio Charlie e mio marito Ted. Siamo felici ora. Non ho più annusato strani odori nell'aria e non mi sono più sentita oggetto di un odio tanto insensato quanto furibondo. Ma ogni volta che i miei occhi sfiorano le cicatrici circolari sulla mia pelle, simili a monetine rosa dai bordi raggrinziti, non posso fare a meno di fremere dentro di me, pensando di essere stata davvero fortunata ad essere sopravvissuta e di poter raccontare di persona questa strana storia. Qui finisce Una strana storia, scritta da Zelkor, narrata da Rosanna Lia. Se questo racconto ti è piaciuto, per favore lascia un like e un commento e condividi sui tuoi social. E se vuoi sostenere il canale con una piccola donazione, puoi seguire il link in descrizione. A presto con un nuovo racconto di Zelkor, storie horror e del mistero.